Cari amici di Angoli, ancora insieme qui questa sera e ancora una volta vi ricordo la nostra mail, continuate sempre a scrivere ad angoli@espansionetv.it. In questa seconda parte un nuovo appuntamento, un nuovo approfondimento con Will. Ancora una volta un ospite collegato con noi, andiamo a vedere chi c'è questa sera e ritrovo con piacere Vincenzo Vita, amministratore delegato Lombardia Centro Servizi SRL. Vita, buonasera e grazie per essere nuovamente collegato con noi. Buonasera, buonasera ai suoi ospiti anche. Bene, allora siamo sempre più vicini al momento che ci ricorda il modello 730. Proprio per questa ragione con lei questa sera vorrei approfondirne un po' i contenuti oltre a tutti quelli che sono i servizi che il CAF Will Lombardia fornisce, ma partirei appunto proprio dal modello 730 che ormai va ad interessare tutti i cittadini che lo devono presentare. Ce ne parla? Certamente, noi abbiamo già iniziato la nostra attività di assistenza fiscale nelle nostre sedi e i primi cittadini che si stanno presentando stanno riscontrando qualche novità importante nella gestione della propria pratica. Siamo partiti subito dopo Pasqua con i servizi di assistenza per il modello 730 e gli elementi di novità che caratterizzano la dichiarazione di quest'anno sono abbastanza importanti. Senz'altro quello più significativo è quello legato alle nuove modalità di pagamento per la detraibilità di alcune spese. Quindi per ottenere lo sconto in dichiarazione dei redditi è necessario che le spese siano state pagate con le modalità previste dalla normativa vigente. Ovvero ricordiamo quali sono? Certamente, le spese che danno diritto a un'agevolazione del 19%, che sono ad esempio quelle più corpose, sono quelle di natura sanitaria, poi ci sono tutte le altre come quelle scolastiche, ecco, quelle di natura sanitaria e le altre spese che danno diritto a un sconto del 19% in termini di detrazione devono essere pagate con modalità tracciabile. Per le spese sanitarie c'è una particolarità che qualora le spese siano state sostenute nell'ambito del servizio sanitario pubblico o convenzionato, in quel caso il pagamento può essere effettuato anche per contante, ma in tutte le altre fattispecie, quindi il dentista privato o la visita medica dallo specialista privato, per poter ottenere lo sconto di quella spesa è necessario che il pagamento sia stato fatto con la carta di credito, con bonifico o comunque con modalità tracciabile. Ecco, quindi un discorso di tracciabilità, questo volevo che lei evidenziasse, perché la tracciabilità del pagamento è elemento essenziale, proprio come lei ci sta dicendo, se ho capito bene, perché poi si possa usufruire della detrazione, sì. Corretto? Sì, sì, sì. Ecco, ma questa tracciabilità quindi è comunque verificata e verificabile? Tutto a posto? Diciamo che dalle prime verifiche che stiamo effettuando nella gestione delle dichiarazioni che vengono sviluppate in questo primo inizio di attività, riscontriamo una sorta di impreparazione. Noi stiamo cercando di informare i nostri assistiti a 360 gradi per presentarsi ai nostri uffici con tutte le carte in regola. E che chiaramente la norma è un elemento di novità e c'è un po' di disorientamento per alcuni aspetti. Come si fa a documentare la tracciabilità? La tracciabilità può essere documentata sul scontrino stesso, dove è riportato che il pagamento è stato fatto attraverso POS oppure attraverso carta di credito sullo scontrino o sulla fattura, e nel caso in cui questo non sia possibile è necessario portare lo strumento di pagamento, quindi l'estratto conto della carta di credito o il conto corrente, dove viene documentato che quel pagamento è riconducibile a quella spesa che si intende detrarre in dichiarazione. E c'è da prestare molta attenzione che nel caso in cui il pagamento sia omnicomprensivo di altre spese, in quel caso bisognerà portare anche l'estratto conto per andare a verificare l'importo riconducibile alla spesa di cui si chiede la detrazione rispetto magari al sostentamento di altri costi che non sono detraibili in dichiarazione. Quindi se uno in farmacia, oltre ad acquistare dei prodotti che sono detraibili, acquista anche dei prodotti non detraibili, come ad esempio uno spazzolino da dente, e fa un pagamento unico,
e in quel caso lì, se non c'è la separazione, non è riportata sullo scontrino, bisogna comunque documentare per poter detrarre la spesa. Stiamo aspettando, perché chiaramente l'elemento è nuovissimo, dei chiarimenti ulteriori da parte dell'Agenzia delle Entrate, che ha già sviluppato alcune interpretazioni, però è chiaro che gli elementi di incertezza in questa prima fase sono abbastanza significativi. Insomma, la questione è un po' macchinosa, ma per esempio potrebbe arrivare un consiglio sulle prossime dichiarazioni, laddove magari ogni singolo passaggio che può rientrare nella detrazione debba essere pagato in maniera singola, in maniera che non c'è più questa possibilità che si vada a mischiare con altre spese. Diversamente diventa anche per voi piuttosto complicato poi estrapolare il discorso. Ma visto che la questione sembra complessa, parliamo di date, perché a questo punto ci sono anche delle scadenze. Quindi intanto, per raccogliere la documentazione, perché la documentazione sia esaustiva e corrispondente, per arrivare da voi, i tempi diventano brevi? Per arrivare da noi, diciamo che noi siamo partiti prima con un obiettivo, quello di assistere più rapidamente possibile, anticipare quella che è la scadenza i nostri assistiti, perché il calendario della presentazione della dichiarazione dei redditi si è dilatato, mentre prima era tutto più semplice perché vi era quest'unica data che era il 23 di luglio, era il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Dallo scorso anno questo termine è stato procrastinato fino alla fine di settembre e i rimborsi arrivano sulla base della data di presentazione della dichiarazione, quindi le dichiarazioni presentate a maggio, che verranno poi trasmesse all'Agenzia delle Entrate, è molto probabile, salvo che l'Agenzia non le blocchi per eventuali verifiche previste dalla norma, vengano liquidate con la mensilità di luglio. Quelle che verranno presentate successivamente a luglio, per esempio, ad agosto, verranno liquidate poi a settembre o anche a ottobre. Quindi prima si presenta la dichiarazione e prima si riesce ad ottenere il rimborso. E questo calendario molto più lungo, chiaramente, dà a questa situazione nuova che abbiamo imparato a conoscere già dallo scorso anno, perché abbiamo avuto a che fare con soggetti che ci chiedevano: ma come, io ho preso alle 7:30, il mio collega ha già ricevuto il rimborso, io no. Dipende da quando la dichiarazione viene completata in tutti i suoi passaggi, trasmessa all'agenzia e poi produce il relativo rimborso se spettante o il relativo addebito se produce delle differenze di imposta. Vita, un altro argomento che sicuramente rientra a far parte della dichiarazione dei redditi è tutta quella documentazione inerente alla ristrutturazione degli immobili. Quali sono le novità e soprattutto a questo punto gli aspetti più significativi perché tutto questo possa rientrare? Ce ne parla? Sì, sulle ristrutturazioni edilizie o comunque sugli interventi per la casa, oserei dire, ci sono state delle novità significative anche qui, nel senso che è entrato in scena lo scorso anno l'agevolazione del 110% che riguarda la riqualificazione energetica o l'intervento dal punto di vista del consolidamento per eventuali situazioni sismiche. E questa agevolazione così importante significa che spendo 100 e me ne danno 110. Il rimborso avviene in 5 anni rispetto a tutte le altre spese che invece danno un beneficio sviluppato su un arco temporale di 10 anni. E la novità importante con l'entrata in scena del 110 è che l'agevolazione può essere fruita sia dal contribuente, quindi lo espone nella dichiarazione dei redditi, noi apponiamo il cosiddetto visto di conformità, oppure può essere ceduto a un soggetto terzo, come ad esempio ad una banca, un'azienda o addirittura all'impresa che effettua i lavori attraverso lo sconto in fattura. Quindi il vantaggio fiscale in questo caso lo può portare a casa la sua dichiarazione di capienza, ma se ha una situazione di eventuale incapienza perché non ha imposte sufficiente, lo può cedere a soggetti terzi che acquistano il beneficio e lo fruiscono nei termini previsti dalla legge. Ecco, questa cessione del credito vale sia per il 110 ma anche per le altre spese, come quella diciamo ordinaria di ristrutturazione, che dà un'agevolazione del 50% in 10 anni, e anche quell'agevolazione può essere ceduta e noi assistiamo i cittadini che ci chiedono aiuto per l'eventuale pratica che consente di cedere alla banca piuttosto che alla posta
o ad altro soggetto il beneficio fiscale e incassare la liquidità che gli consente poi di magari spenderla per altre eventuali necessità. Quindi, anziché aspettare i 10 anni o i 5 anni, incassa subito il contante per poterlo utilizzare per eventuale situazione di bisogno. Bene, Vita, il nostro tempo a disposizione ormai si è concluso. Nell'ultimo minuto a disposizione, quindi, che consiglio vuole dare ai cittadini che vogliono usufruire del vostro supporto per la dichiarazione dei redditi? Quindi in che maniera contattarvi e in quali tempi? Ha davvero 30 secondi per rispondere e poi ci salutiamo. Certamente, l'accesso ai nostri servizi è aperto attraverso il nostro sito www.cafwill.lombardia.it, all'interno del quale è possibile prenotare tutti i nostri servizi per tutte le sedi della provincia di Como, ma abbiamo poi a disposizione un numero unico 02 45 50 50 45 attraverso il quale è possibile prenotare sempre per tutte le nostre sedi della regione Lombardia i nostri servizi. Quindi con due canali di accesso molto semplici si entra in contatto con i nostri uffici, ci si prenota in autonomia e si può poi chiedere l'assistenza attraverso il nostro personale qualificato. Bene, io con questo saluto e ringrazio Vincenzo Vita per essere stato con noi. Buon lavoro e alla prossima. Grazie. Grazie a voi. Grazie anche a voi per essere stati con me. Naturalmente l'appuntamento con me è per domani e invece tra pochissimo i colleghi dell'informazione.